Ciao Caterpies, bentornati per un'altra puntata sul canale ai Caterpie. Quest'oggi andiamo a vedere uno dei mazzi che sta facendo più scalpore al momento, un mazzo basato quasi interamente su carte di Demacia. Prima però, sigla. Bene, eccoci tornati, pronti ad andare a vedere, ad analizzare cosa di Demacia sta così tanto condizionando il meta attuale. Il mazzo è principalmente basato sull'utilizzo di carte di Demacia, come abbiamo detto. Come potete vedere, sono addirittura 39 di Demacia e soltanto una carta di Ionia. Quell'uno è ovviamente una negazione. Costo 4, la conosciamo tutti, può negare l'attivazione di una magia che sia questa veloce o lenta, davvero troppo troppo forte. L'uno per molto situazionale, perché? Perché in aggiunta alla negazione, ciò il mazzo presenta l'uno per della purificazione. Cosa fa? Silenzia un follower. Per silenziare, guardate bene che è un follower, quindi un'unità e non è un campione. Silenziare un campione sarebbe assolutamente senza senso. Ma il silence permette di uscire da situazioni che sono completamente diverse rispetto a quelle che fa la negazione. L'uno per di negazione nel mazzo è fondamentale per andare a prendere tutte quelle singole magie che possono cambiare completamente la partita. Vuoi, non lo so, il Judgment al momento giusto, la Mother's Call, insomma, tutta una serie di carte che, giocate al momento giusto, possono cambiare completamente le sorti della partita. L'uno per di negazione fa assolutamente il suo. L'uno per di purificazione fa altrettanto. Perché? Perché vuoi che un'unità dell'avversaria diventi così grossa, o con la barrier, o con l'overwhelm, insomma. Insomma, la silence toglie qualunque cosa, rimane semplicemente un champ con attacco e vita come normalmente dovrebbe avere, senza gli effetti. Addirittura toglie anche gli effetti che normalmente ha la carta, per cui l'uno per. E tutto il resto sono praticamente carte che puntano ad avere tante unità in campo. Il mazzo gioca tanti challenger che devono anche sopravvivere. Per cui l'uno per del nostro fantastico falchetto, uno. È un costo 1, 2, 1 che se entra in campo, nel momento in cui entra in campo un'altra unità, lui acquista Challenger, per cui praticamente l'acquista sempre. È un costo 1 e il fatto di avere 2 di attacco è molto fastidioso perché di fatto ti va a prendere tante cose che hanno 2 di vita. Per continuare con i Challenger abbiamo il Laurent, parliamo prima del Laurent che è anche lì un costo 3, 2, 4, questo ha un bel po' più di vita, ovviamente costa di più, e non per finire uno dei nostri campioni, il primo dei due campioni di cui è composto il mazzo, Fiora. Cosa fa Fiora? Si evolve nel momento in cui uccide due nemici e dal momento in cui diventa evoluta guadagna un altro effetto che è probabilmente l'unico definitivo che esiste. Nel momento in cui uccide quattro nemici e sopravvive, hai vinto la partita. Easy, così, giaccala. Per cui badate bene che il mazzo sarà composto e basato interamente su questo. Ma non solo. Perché? Perché l'effetto di Fiora, avere la possibilità di basare un mazzo su questo effetto, è davvero molto figo. Infatti, per tanto tempo si è giocato un mazzo Fiora. Tutto è interamente incentrato su Fiora. Tuttavia, questo aveva delle grandi limitazioni, proprio per il fatto che potevi fare in modo di giocare attorno a Fiora, e in particolare i contro avevano vita facile sotto questo punto di vista, oppure ancora bloccare Fiora tirandole addosso praticamente ogni cosa che hai, proprio quando sta per arrivare a finire l'effetto finale, quindi quando è a 3 su 4. In particolare tutto il mondo di Freljord con i congelamenti rende la vita orribile a Fiora. Per cui chi ha inventato il mazzo, chi è arrivato master e chi ha fatto i risultati migliori con questo mazzo, ha visto bene di fare in modo che Fiora non venisse soltanto affiancata da carte che fanno in modo di far vincere lei, ma da tutto un mazzo che funziona anche senza Fiora. Questo significa che
Nel mazzo giochiamo il single combat, che è una magia veloce. Dice un alleato e un nemico si scontrano a vicenda. Ora non so esattamente come tradurre strike, comunque combattono. Questo significa che è molto utile nel momento in cui abbiamo, magari, soprattutto se l'avversario è a corto di mana, la nostra Fiora può attaccare due volte, oppure un mostro che comunque andrebbe KO può attaccare e fare in modo di tirare via un altro. È una sorta di arma a doppio taglio, se così possiamo vederla, ma è molto molto utile. Per fare sopravvivere Fiora invece abbiamo la barrier, semplicemente dai barriera a un alleato durante questo turno, e la riposta, quindi dai un più 3-0 e barrier al tuo alleato. Quindi questi 6 più i single combat sono le magie di cui è composto il mazzo e che noi useremo per andare poi a far sopravvivere Fiore e tutti gli altri, tutte le altre unità al nostro servizio. Per continuare queste unità abbiamo la Bright Steel, quindi quando entra in campo è un costo 2, 3-2 che dà barriera a un nostro alleato. Questo giusto perché nel mazzo è pieno zeppo di challenger che vanno a chiamare tutti quelli che vogliono. Entra in campo un costo 2, che è tra l'altro anche un 3-2, per cui molto grosso, e in più dà barriera al challenger che andrà a dare fastidio all'avversario. Molto, molto, molto infame. Questo War Chief è davvero una figata, una delle carte che da poco si è iniziato a utilizzare e il 3x è devastante. L'alleato supportato guadagna più uno questo turno, tanta tanta roba per un costo 2 che è comunque un 2-3. Alleato supportato significa che lo dovete giocare di fianco, prendete prima questa unità e poi quella da supportare subito dopo e quell'alleato guadagnerà più uno, soprattutto in combo con Fiora e i vari Challenger fa davvero tanto. L'uno per di Vanguard Sergeant non è che serva anche questa, e ci sono due carte personalmente che io ritengo delle tech, delle carte molto molto situazionali che all'occorrenza possono anche essere cambiate. In questo caso, quando questa Vanguard entra in gioco, ti regala un per Demacia da avere in mano, una magia lenta che dà più 3 a tutti i tuoi alleati questo turno. Questa e la Bright Steel Formation che dà barriera a tutti i tuoi alleati, sia quando lo giochi che quando attacchi. Secondo me sono due carte fortemente situazionali che all'occorrenza possono anche essere cambiate. Avete ovviamente voi ampia scelta. Questa è una lista che io personalmente sto usando, che ho visto usare durante le live, durante i vari siti proponevano e ha sicuramente raggiunto degli ottimi risultati. Questo non significa che le liste siano definitive. Ogni lista che trovate in giro, raga, non è mai definitiva. Prendetela, provatela, perché sicuramente se chi più esperto di voi ve la sta proponendo, significa che in qualche modo è arrivato lì. Ciò non toglie comunque che ogni lista dovete sentirla voi a fine, per cui se pensate che una o due carte per voi abbiano meno senso, comunque che vi piacciono meno rispetto a altre, provate, raga, non fermatevi mai e provate sempre tutto. Certo, se è un mazzo Fiora, stai togliendo Fiora, forse c'è qualcosa che non va, ma in generale, in questo caso, la Vanguard e la Bright Steel sono sicuramente due delle carte che possono pensare di essere cambiate. Continuiamo con le carte del mazzo e andiamo a incontrare quello che è il secondo campione del mazzo, ossia Garen. Perché prima vi ho parlato di Fiore, di quanto Fiora possa decidere le partite. A modo suo, anche Garen. Garen, che tra l'altro si sposa in maniera fenomenale con il single combat di cui avevamo visto prima, ricordate che faceva combattere bene. Garen cosa dice? Nel momento in cui lui ha combattuto due volte, raga, due volte sono pochissime, si possono fare tranquillamente, soprattutto con il single combat in un unico colpo, lui si evolve. E si evolve significa che all'inizio del turno ha Rally. Rally vuol dire che ti dà il gettone attacco, quindi di fatto nel momento in cui tu hai un Garen evoluto, attacchi tutti i turni, sia il tuo che dell'avversario. E con il grande numero di unità a tua disposizione, che diventano sempre più grosse, rischi di fare davvero davvero male. Tra l'altro lui ha rigenerazione, per cui o viene proprio fatto fuori, o altrimenti tornerà ad avere tutti i punti vita recuperati ogni turno, per cui tanta roba. Il motivo per cui abbiamo quasi solo unità di Demacia è questa Vanguard Bannerman, perché Allegiance, guarda la prima carta del mazzo, se è una carta della stessa regione di questa carta, quindi in questo caso se la prima carta che avete in cima al mazzo è una carta di Demacia, tutti i tuoi alleati guadagnano un più uno,
+1/+1 dato a tutti gli alleati è tantissimo, raga. Per questo se ne gioca 3, per questo ci sono così tante carte di Demacia. Noi non vogliamo in nessun modo missare questo effetto. E contando che abbiamo soltanto una carta di Ionia, o siete particolarmente sfigati, o in generale dovremmo riuscire a non fallire questa cosa. Le ultime due carte che andiamo a vedere sono probabilmente le più forti del mazzo, campioni a parte ovviamente. Il primo è il lanciere, è un challenger 5-4 che nel momento in cui muore ha ultimo respiro, quindi last breath. Crea una carta elite in mano, quindi un'unità elite, e le carte elite le potete contraddistinguere come vedete da questo Vanguard, dalla scritta elite subito sopra la carta, ok? Nel momento in cui questo lanciere viene messo, viene ucciso, sostanzialmente vi viene regalato unità in mano. Ci sono delle elite davvero molto molto forti, e avere sempre questo ricambio di unità è davvero molto utile, soprattutto contando che questo è un challenger, quindi continuiamo con l'idea dei challenger per andare a prendere quelli che sono le unità del nostro avversario. E l'ultima, la carta che vedete anche lì raffigurata come insomma elemento chiave del mazzo, è la nostra Citria. Cosa fa la Citria? Quando attacca, tutti i tuoi alleati, non lei, ma tutti i tuoi alleati a parte lei, guadagnano +1/+1 e fearsome. Fearsome significa che i mostri, le unità o qualunque cosa abbia dall'altra parte il nostro avversario non può difendere a meno che non hanno almeno 3 punti attacco. Quindi ogni roba piccolina rimane lì, tutto il resto invece può difendere. E +1/+1 tutti con fearsome cambia completamente le partite. Il mazzo è fatto in modo per avere una grande quantità di unità a disposizione che possono diventare ancora più grosse grazie al Vanguard, che possono sopravvivere grazie alle poche ma molto mirate magie a nostra disposizione, e la combinazione di Fiora e Garen rende tutta una serie di partite decisamente buone da andare a giocare. Ora, vi ho detto come è composto il mazzo, andiamo adesso a vedere con qualche breve partita come funziona. Bene, andiamo adesso a vedere all'opera questo Demacia. Prima partita contro Lux Shen. Lux, dal momento in cui l'hanno reworkata, è diventata qualcosa di decisamente molto 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 grossa e fastidiosa. Ok. Ah, con questo mazzo non ci sono tante carte di fatto che non ci vanno bene, nel senso che certo, man mano che incontriamo i nostri avversari potremmo volere delle cose piuttosto che altre, però quello è un 5-5. Allora, perdo l'effetto, però ci sta. Non attaccasse. No, vi lascio passare. Perché 5-5 me la sento ancora di perdere all'inizio. Soprattutto se posso avere un'unità in più da avere in campo. Ok. Chiedo quanto posso permettermi di perdere. Lux è una 6, per cui mi aspetto che arrivi anche lei a breve. Eccolo lì. Oh, io ho sia la negazione che la purificazione in mano, e questo è ottimo.
Allora, se gli lascio passare questa magia, attiva Lux. Il problema però è che può farlo anche al turno dopo. Facciamo così. Non penso che scelga di attaccare questo turno. Ok. Ora attacco. Ho comunque una riposte, un single combat e una purificazione a starmi dietro. Vediamo che cosa tirerà fuori lui. Può tranquillamente giocare. Interessante. Ok, vediamo come sceglie di giocarsela. Questa è una 4, per cui di fatto non mi mette, non mi dà fastidio a nessuno. Lui ha ancora 7 di mana e io voglio assolutamente fare sparire quella Lux. Questo ha già più senso. Quello è perso, questo lo perde lui, questo sopravvive. Ok. Ok. La Final Spark la deve giocare per forza, altrimenti viene bruciata. Single combat. Volevo a tutti i costi fare sparire Lux. A tutti i costi volevo farla sparire. Mi dà comunque unità. Così facendo me ne sta facendo fuori 2 di unità. The mafia shall prevail. Virtue dies.
vediamo un po'. 5. Ho ancora 7. Posso fare ancora queste due, che non mi dispiace. Entra in campo un altro lanciere. Lui sta usando un sacco di questi Radiant. Io devo anche stare attento ai, agli eventuali elusivi che passano qualunque cosa. Non li posso toccare. Barriera. È finito. Dunque, 1, 2. Allora, in questo caso l'ordine è importante. Ok, 1, 2, 3. Prendo 1 e 2. Perché era importante l'ordine? Volevo che per ultimi arrivassero questi, ok? E ho scelto di usare i due lancieri per prendere le sue due unità, per fare in modo che tutto il resto mio potesse tranquillamente andare avanti e sopravvivere. Penso che sia comunque abbastanza. Uno! Uno! Oh! Sopravvissuto di uno. Ok, questa partita dovrebbe essere finita. Ora come ora non ha più importanza. Molto grosso, molto grosso. Ora questo gioco, ok, è anche una piccola partita a scacchi, ok? Ogni mossa e contromossa deve essere pensata non subito nell'immediato, ma anche a come si potrà andare poi a sviluppare la partita. Per cui non abbiate premura di buttare via tutte quelle che sono le vostre risorse adesso, magari potrebbero servirvi in futuro. Buona prima! Vediamo come vanno le altre partite. Come avete visto, la forza del mazzo comunque mette in campo un alto numero di unità. Ne voglio davvero tante in gioco, perché soprattutto alla fine, quante più ne avrò in gioco, quanti più saranno i danni che potranno fare. Anche normale, giustamente, dite voi, ma non scontato. Allora, siamo contro un altro mazzo di Demacegonia, però in questo caso il mio avversario ha scelto una strategia molto più aggressiva, basata su Zed e Lucian. Con questo mazzo raramente mi vedrete skippare qualche carta all'inizio, più che altro perché sono talmente tante carte in 3 pair che diciamo che si gioca un po' con quello che si ha. Ok, lui può attaccare subito. Sono scoperto. No, sceglie di mettere in campo qualcosa. Allora, io non difendo. Perché non difendo? Perché quelli sono tutti piccole unità che io posso mangiare con Fiora. Vediamo se lui sceglie di mettere in campo qualcosa o meno. Mi farebbe sicuramente molto più paura il fatto che lui non metta in campo niente, soprattutto contando che ha 4, ecco, come in questo caso. Ora, lui ha 4. 4 significa che può essere la riposta. Io posso fargli fuori subito una, però perdere Fiora al momento mi scoccia. Per cui preferisco passare. Non so se l'ho letta bene o meno. Vedremo. Qui è diventato un 4-3.
E ora lui ha solo 3 di mana. Questa è una mossa che a me fa comodo. Perché posso usare anche soltanto questa. Faccio fuori comunque la Citria più piccolina. Single combat, ok. Ha usato una magia per farmi fuori. In questo caso ha perso 2 unità durante il suo turno. Vedete, se io avessi un mazzo basato solo e unicamente su Fiora, questo mi avrebbe fatto malissimo perché avrei perso un'unità importante. Ma il mio mazzo, come vi detto, non è basato solo e unicamente su Fiora. Io sono molto più di quello. Ok, metto in campo un altro piccolino. Facciamo così. Una cattiveria enorme questo falco. Lui ha usato una magia. Per cui 2 magie addirittura. Io ho ancora in mano 2 unità e una magia. Con 2 unità in gioco. Mi sento più grosso in questo momento. Ok, mi serve qualcosa che sopravviva a quello. Per cui... mette in campo un lanciere. Va bene. Sacrifico un'unità per far fuori la sua. Metti in campo un altro lanciere, che non si sa mai. Beh, sì. Giocando lui, Demace Ionia, non mi devo preoccupare del fatto di trovarmi contro cose strane, tra virgolette. Nel senso, non mi devo preoccupare di avere... cioè non sto giocando contro un control, ok? Non sto giocando contro... lui può soltanto aumentare i suoi punti vita, fare barriere. No. Poco altro. Ok. Wow. Vediamo. Ha una carta in mano. Attacco con quello, paro con questo. Attacco con questo, paro con questo. Attacca con questo. Riposte. Sì. Hai potuto anche usare Demacia. Quello passa. E qui uno va all'altro. Prendi questo. È grosso. Ok, finalmente sparisce questo Zed. Questo va via. Ok, sono pronto a fare parecchio male questo turno.
2-2. Sono pronto davvero a fare molto male. Anche questa volta la differenza di unità è stata assolutamente devastante. Sei sempre lì. Il mio avversario ha usato tantissime risorse all'inizio per cercare di farmi fuori Fiora e quelle poche unità che avevo. In questo caso il mio ottenere le risorse per dopo ha fatto la differenza. 2. Diamo con la terza partita. Molto bene, molto bene, molto bene. Abbiamo visto all'opera un po' quasi tutto quello che abbiamo nel mazzo. Mirror match. Molto, molto, molto poco divertente. Non ho unità, punto tutto su Fiora. Non mi fa impazzire le cose. Mettiamo così. Io ho molte poche magie e molte più unità, per cui se tengo le magie è probabile che io peschi tante unità. Ok, mio avversario non aveva il falchetto. Un Blightsteel abbastanza buttato. Lo accolgo. Fiora può essere utile dopo, te la tengo. Sta sempre lì. In questa partita sarà determinante chi riuscirà a usare meno risorse e a tenere più unità. Io ho una Citria. Vorrei avere Garen, onestamente. Qui o muore o usa un qualcosa. Non ha usato niente, ha fatto bene. Sto pensando che posso subito far fuori Fiora e la cosa non mi dispiacerebbe. Se vuoi salvarla devo usare una barrier. Ok. Vabbè, un'unità per unità ho usato comunque un qualcosa. Spero che non abbia Garen, perché Garen fa la differenza. Ok. Cetra. Ce l'ho anch'io. Eh sì, perché se attacca anche con quello rischia che io con la mia scelta lo faccia fuori. Questa è stata una bella mossa. Non ho intenzione di puntare su Fiora in questa partita. No! Da due, solo la purificazione avrebbe salvato. Solo la purificazione l'avrebbe salvato in quel momento.
Non voglio rischiare. Ho un sacco di barriere in mano. Non ci credo. Non ci credo. Aia. È arrivato anche Garen. Aia. Ho solo magia. Usiamole. Sono abbastanza sicuro che anche lui sia pieno di magia in mano. Avrebbe avuto delle unità, le avrebbe probabilmente giocate. Ma avesse avuto le unità, probabilmente le avrebbe giocate. Ok. Vabbè, meno uno. Questo è molto triste. Demacia. Contando che ho comunque ancora un riposto. Negazione. Hai avuto in mano sia la purificazione che la negazione? Wow. No. Perché è single combat? Due carte in mano, ne hai un'altra ancora? Non ho tenuto il conto di quante ne hai giocate finora, ma wow. Potrebbe anche tranquillamente farle passare entrambe, passerebbero 15. No, ne ha un'altra ancora, non ci credo. Ok. Ne avevo un'altra ancora. Abbiamo visto tutte e due molto poche unità. Lui ha visto un Garen. Io ho visto il falco. Sì. Ah, che sfiga, questa era la fiora. Vabbè. Aia, sono a 3. Sono in una situazione molto brutta. Ci devo provare. Se ha un'altra barriera ha vinto lui. Ne ha giocate tantissime finora. E ne aveva un altro modo ancora. Vabbè. Ora, il mirror, quindi una partita in cui si affrontano due mazzi che sono identici, è sempre una partita il più delle volte decise dalla fortuna. In questo caso abbiamo ce la siamo giocata, ha vinto il mio avversario, onore a lui, buon per lui. Di per sé il mazzo, vi ho fatto vedere delle partite in cui siamo andati in vantaggio potendo giocare con la concezione di avere molti più unità che diventano molto più grosse del nostro avversario.
come avete visto, l'Allegiance che dà più 1-1 a tutti è incredibile, e la Citra nel momento in cui arriva un più 1 anche di quelli, insomma, arrivano a essere molto molto grossi. Il mazzo può avere difficoltà contro il con i control, il matchup contro Lux è molto fastidioso, insomma ci sono sempre più mazzi che stanno arrivando per cercare di counterare, quindi di andare contro questo Garen Fiora De Macia, ma al momento rimane ancora uno dei mazzi più forti da poter giocare, per cui assolutamente consigliato, per cui provatelo. Bene ragazzi, avete visto all'opera un Garen Fiora, un mazzo di De Macia, è la prima volta che mi capita di giocare un mazzo con praticamente solo una regione al suo interno, ed è strano personalmente che funzioni così bene. Un mazzo fortissimo, giocato anche ad altri livelli e assolutamente caldamente consigliato, per cui provatelo, fatemi sapere cosa ne pensate e se riuscite a salire, buon per voi. Spero che il mazzo e il video, raga, vi siano piaciuti, così fosse mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto con i prossimi video. Ciao Caterpillar!